fra le gambe alte, però. Questo è il secondo carico appena arrivato. La persona che era vicino a me è il ministro, la ministro della salute egiziano. Le persone e tutti le merci che sono a bordo, tutti i beni che sono a bordo sono dono del governo egiziano. Mascherine, ci sono tutti i prodotti che servono ai nostri medici, ai nostri infermieri. Thank you very much for your solidarity to our people and to our government. Come vedete, questo è il terzo aereo che sta arrivando. Oggi è una giornata di solidarietà importante, beni e medici dall'Ucraina, beni dall'Egitto. Noi senza questi beni, senza questi aiuti non ce l'avremmo mai fatta. Senza l'aiuto di tutti questi paesi, in questo momento non è possibile gestire internamente in Italia il fabbisogno di milioni di mascherine che abbiamo ogni giorno. Tenete presente che noi abbiamo bisogno di quasi 3 milioni di mascherine al giorno e la produzione interna non consente neanche di raggiungere la metà del fabbisogno. E questo ve lo dico perché è logico che abbiamo avuto aiuti, ma abbiamo avuto bisogno anche di comprare all'estero. E se abbiamo potuto comprare all'estero con contratti, con prezzi di mercato, è stato grazie al fatto che abbiamo potuto avere dai governi dove siamo andati a comprare anche la possibilità di esportare i prodotti che acquistavamo. C'è gente che in questo momento fa polemica anche per i soldi che stiamo spendendo nell'andare a acquistare mascherine, ventilatori all'estero. Bene, io voglio dire che non solo non è il momento delle polemiche, ma senza gli acquisti dall'estero,
sarebbe impossibile fronteggiare un fabbisogno che arriva a oltre 100 milioni di mascherine al mese e un fabbisogno di ventilatori e aiuti che richiedono in questo momento questo genere di atti. Io ringrazio tutti i governi che ci stanno aiutando, non lo dimenticheremo, li terremo nel nostro cuore e li terremo bene a mente, perché sono i paesi che non solo ci stanno mandando aiuti, ma ci stanno permettendo anche di esportare quello che acquistiamo con contratti a prezzo di mercato.